Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche in questa puntata parleremo in modo sarcastico ed ironico del debito pubblico italiano, delle stronzate associate circa la sua sostenibilità, in particolar modo sul mito del risparmio italiano. Per chi non avesse capito, sottotitolo per i non capenti: debito pubblico italiano sostenibile? Sto cazzo! Dunque, una delle frequenti stronzate che si leggono oppure si sentono in televisione quando si ode cazzeggiare sul tema della sostenibilità del debito pubblico italiano, solitamente è quella in cui l'esperto di turno rivela la grande verità: il debito pubblico deve essere sostenibile. Ecco, detta così, in modo banale, è come dire: dopo aver creato, bisogna pulirci il culo. Ecco, restando sullo stesso tema, spesso si associa impropriamente al debito pubblico italiano, ormai in Italia sopra i 3.000 miliardi di euro, andando a conteggiare tutto il bidone fallimentare del 110% sul bonus case. Ecco, solitamente si vede sbandierare un po' in quella il dato sventolato del risparmio aggregato degli italiani, che sarebbe oltre 5.000 miliardi, lasciando pensare che se ci stanno 5.000 miliardi di crediti, si possono compensare con 3.000 miliardi di debito. Andando paro, restano ancora 2.000 miliardi di crediti. Dunque, il debito pubblico italiano è contratto dalla Repubblica Parlamentare Italiana. Ormai questo valore è solidamente sopra i 3.000 miliardi. Tale aggregato non va confuso con il risparmio aggregato degli italiani, perché 1. Gli italiani non sono la Repubblica Italiana. 2. Perché i 3.000 miliardi di debito della Repubblica Italiana in media sono classati a spanna larga all'incirca il 50% agli investitori italiani, un risparmio amministrato e gestito. Se questi 1.500 miliardi sono carta straccia, ecco, tali importi ricompaiono di saldo positivo nel risparmio aggregato, e quindi in caso di default questi 1.500 miliardi sparirebbero. Non è che andrebbero a sparire soltanto sottraendoli, perché poi questa sottrazione di questi 1.500 miliardi, essendo diffusi in varie società e in varie attività, creerebbero impatti. Ecco perché i titoli di Stato italiani sono come il prezzemolo, quindi sparirebbero attivo dalle banche, sparirebbe attivo dalle assicurazioni, sparirebbe attivo in quei pochi fondi pensione italiane, e ciascuna di queste società fallirebbe. Operai ed impiegati che hanno sottoscritto i fondi pensione, avendo pagato i loro contributi, vavavuma, non avrebbero niente per il fallimento della società. Quindi ricchezza un par di coglioni, sparito interamente tutto. Puff! Le assicurazioni private fallirebbero per scomparsa delle riserve matematiche, con risvolti notevoli anche nel campo delle RC auto. Puff! Vavavuma! Anche se parte dei portafogli delle assicurazioni sono investiti anche in immobili, ma poi di questo ne parleremo più avanti. Infine, molte banche fallirebbero e le loro perdite, puff, cadrebbero per magia in testa ai correntisti, che perderebbero i loro danari assieme agli altri, ovviamente agli azionisti delle banche. Inoltre ci sarebbero perdite anche per tutti i prodotti finanziari venduti da banche ed assicurazioni, in cui i loro portafogli di questi prodotti finanziari sono gonfi e rigonfi di titoli di Stato, ecco, andando a potare tutta la capitalizzazione e la scomparsa dell'attivo. Puff! Magicamente tutto il risparmio investito in questi prodotti sparirebbe. Poi ci sarebbe una serie di fallimenti a catena per le società che hanno nei propri portafogli azioni ed obbligazioni di banche e di assicurazioni.
Queste, essendo fallite, ecco, i loro titoli espanderebbero gli effetti nefasti anche su altre società che non hanno un diretto rapporto magari con i titoli di Stato italiani, ma però detengono in portafoglio azioni ed obbligazioni di banche ed assicurazioni, per cui anche per questi avrebbero praticamente un puff sparimento, una scomparsa praticamente dei cespiti dell'attivo. Per quanto riguarda finanziarie ed assicurazioni e banche e assicurazioni appunto per quelle fallite, perdita di risparmio privato aggregato sarebbe molto superiore ai 1500 miliardi. Stima approssimativa questa del risparmio aggregato gestito ed amministrato investito in titoli di Stato italiani a dati del 2019. Quindi propensione del risparmio circa grossolana a dati del 2019 e stima del debito alla praticamente a 3.000 miliardi. Ecco, dopo la stangata del secolo, ci sarebbe alta disoccupazione, crisi finanziaria a catena dovute appunto dalla carenza di moneta. Perché ecco, sono un bimbo delle elementari, può pensare che il saldo aggregato di M1 sia composto solo da carta moneta e spiccioli. In M1 ci stanno anche i saldi dei conti correnti che puff sparirebbero. Si perderebbe quindi in Italia l'uso della moneta, si tenerebbe al baratto, oppure si uscirebbe dall'euro reintroducendo la lira, oppure emergerebbero le valute coupon della disperazione nelle varie regioni per evitare l'uso del baratto. I salari dei dipendenti pubblici non sarebbero pagati dallo Stato italiano. Il collasso del sistema pensionistico quanto del sistema sanitario, oltre al mancato pagamento di stipendio per forze dell'ordine e militari. Quindi che sarebbero questi? O non sarebbero pagati o sarebbero pagati in lire. Regioni italiane però che invece invocherebbero l'autodeterminazione nella introduzione di proprie valute coupon della disperazione, perché la reintroduzione della lira in Italexit causerebbe iperinflazione e le aziende in iperinflazione muoiono perché l'economia di trasformazione del nord-est non potrebbe acquisire materie prime, semi lavorati, energia, e quindi vaste regioni del nord Italia per ripararsi dalla rovina della reintroduzione della lira e della sua iperinflazione, ecco, per sottrarsi dal morente Stato italiano si invocherebbe nelle regioni l'invocazione appunto del principio di autodeterminazione, quindi si chiederebbe l'annessione a Francia, Svizzera, ad Austria. Gli enormi problemi economici, finanziari si tramuterebbero rapidamente in spinose e insolubili tensioni sociali, con rapine, razzie, furti, saccheggi in tutta la penisola, omicidi, rapine, violenze, attacco alla proprietà privata, ogni cosa. E poi rapidamente tutto questo sfocerebbe in una guerra civile e secessioni varie, ossia problemi di ordine militare. Il restante risparmio aggregato degli italiani è investito in case, che non varrebbero appunto quasi niente in un paese in balia a guerre civili, con un tasso stratosferico di criminalità. Se poi ci fosse una reazione militare per riportare le regioni secessioniste dentro l'Italia, cadrebbero bombe e cannonate e gli immobili finirebbero per essere dei grossi pezzi di gruviera pieni di buchi, senza corrente elettrica, senza acqua, senza gas. Collasso anche delle aziende di acqua, gas e elettricità che per carenza di denari della popolazione, scomparsa dei conti correnti, scomparsa delle pensioni, scomparsa degli stipendi, e anche se fosse diciamo diffusa la carta moneta straccia della lira, ecco, questa iperinflazione non permetterebbe di mantenere il ciclo della produzione e quindi praticamente anche le normali attività di gas, elettricità, acqua, che apparentemente non hanno alcun rapporto con i titoli di Stato italiani, ecco, finirebbero per non incassare danari e per non poter più sostenere la propria attività. Ecco, vi invito a visionare il podcast Il Nuovo Medioevo Illuminante. Ecco, in sintesi, ebbene, non mescolare mai, a mio avviso, il dato del debito pubblico italiano con il dato del risparmio aggregato degli italiani, a meno che non si sappia di cosa si stia parlando, ossia quali sono gli impatti di un default totale spalmato su tutti i soggetti a cui è stato classato il debito pubblico. Ecco, e con questa breve e fugace podcast
abbiamo finito, anche in questa puntata sintetizza piuttosto bene la mia opinione sul tema. Debito pubblico italiano sostenibile? Sto cazzo!